Se richiudono tutto, come faccio io? Come fa la gente come me? Noi untori siamo i primi che perdiamo tutto. Uno legge questi numeri incredibili, no? Cioè contagi esponenziali, zone rosse, ma queste sono cose, non è che cascano dall'alto così vengono dal cielo. Noi untori se siamo fatti in culo così, se siamo fatti. Ma lo sai che vuol dire contagiare con la mascherina? Io faccio le 3 di notte tutti i giorni, a chiacchierare in piazzetta, così, nei discoteche, a ballare, tutti appiccicati, ubriachi. Io mi bevo 2 litri di vino al giorno, mi bevo, ma questa è scherzata, pensi che mi piace, pensi? Tutto poi a spostarsi coi mezzi pubblici, che voglio dire, è vero che sono tutti ammassati, la gente dentro così, però una città come Roma, prima che ho visto l'autobus, stai un'ora come un coglione a aspettare, a fermare. I parenti poi. Ma voi pensate che mi fa piacere vedere i parenti? Eppure mi sono dovuto fare tutto il giro dei parenti, st'estate, zia, mio zio, mio nonno, così, tutti a casa a chiacchierare, chiacchierare con queste finestre chiuse. I vecchi, a me mi stanno sul cazzo, i vecchi. Pure ora a sentirli parlare di quando erano giovani, di come era una volta, di tutto quanto. Gli devi pure parlare da vicino con sto alito che mi ci fa pensare. Ma se ci chiudono tutto, i ristoranti dopo 18, i bar, le palestre tutto il giorno, ma noi come cazzo la contagiamo la gente? È Natale pure per noi! Solo una cosa hanno fatto giusta qua, solo una cosa. Hanno chiuso i teatri. Poi io non ci andavo prima, non ci vado manco adesso, infatti i contagiati sono pochissimi. Nel 2020, se vai a teatro, t'ammazzi da solo. Io spero che il governo faccia qualcosa per noi perché siamo i primi a subire questa situazione. Siamo anche lavoratori stagionali, cioè noi se famo da ottobre a aprile, to maggio, d'estate se lavoricchia, ma non è che. Certo, abbiamo ricevuto qualche aiuto dalle RSA, un pochetto dalle discoteche aperte in Sardegna. Con questo messaggio mi rivolgo direttamente a Conte. Conte, se non ci dai subito i 600 euro a noi untori, e venimo a casa e te famo la festa. Siamo 9-10, siamo! Ognuno porta una boccia di vino, i popcorn, le patatine. C'ho lo stereo col Bluetooth. Stai molto attento, Conte. Te famo la festa, te famo. C'è Paoletta, un'amica mia, che fa pure le torte rustiche.